davvero un bellissimo progetto, una straordinaria zona piena di bellezza, di storia, di archeologia, di paesaggio, di eccellenza nel cibo, a pochi chilometri da Roma, lungo la Francigena, lungo gli itinerari tra Firenze e Roma, è davvero una potenzialità enorme. Il fatto che tanti comuni si siano messi insieme per cercare di affrontare il mercato del turismo globale non da soli ma uniti è davvero una prova di sistema, una prova di forza che sta anche in questa strategia dei percorsi, degli itinerari su cui stiamo lavorando come Ministero. Una bellissima iniziativa. Superiamo la classica promozione turistica basata sull'entità amministrativa, sul comune, sulla provincia, per cui ogni comune e ogni provincia fanno per conto proprio. Qui stiamo lavorando come una destinazione unica basata sulla vecchia Etruria. Quindi si cerca di superare le tradizionali barriere e andare a fare un ragionamento che è molto più aderente alla domanda turistica, perché ormai la domanda turistica non va in cerca di una provincia, va in cerca di un'esperienza, va in cerca di un tratto culturale. Quando si sceglie una destinazione nella quale andare, si va in cerca di queste cose. Allora io credo che i comuni che abbiamo coinvolto, fra l'altro noi siamo capofila di altri tre comuni, Castiglione della Pescaia, Scanzano e Manciano, comuni meravigliosi peraltro, e siamo riusciti con questo progetto a creare una nuova destinazione che non c'era, andando a mettere insieme zone, regioni, comuni, province che normalmente non lavoravano insieme. E questo penso vada esattamente nell'ottica di quello che diceva lei prima, cioè andare a creare nuove occasioni sulla base appunto di un tratto comune. Credo che se riusciamo a fare questo, la nostra promozione turistica ne gioverà moltissimo.